Tragico epilogo per la sorte di uno studente friulano che era scomparso dalla capitale dell'Egitto, il Cairo, da diversi giorni. È stato rinvenuto in una fossa. La conferma è arrivata dal Ministero degli Esteri italiano soltanto nelle prime ore del mattino di giovedì, dopo che poche ore prima era giunta una parziale notizia. Sul corpo dello studente friulano sono stati trovati dei segni di tortura. Il sito di un giornale egiziano ha riportato la notizia. La famiglia era lì da diversi giorni. La polizia ha constatato che il corpo era senza documenti. Dopo aver esaminato il cadavere, è emerso che il giovane era totalmente nudo nella parte inferiore, con tracce di torture e di ferite su tutto il corpo.